La storia di un popolo ha nelle sue feste, nei ricordi nazionali, un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, in una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario tra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo, che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui, primogenito tra molti fratelli, si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà nella giustizia e nell'amore. Preghiamo. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi fondamenti della civiltà umana e cristiana, e accogli nel tuo regno tutti coloro che hanno dato la loro vita per la libertà e la pace. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno a tutti. Adesso ascolteremo dalla voce di una bellissima bambina. Come ti chiami? Francesca. Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Noi bambini siamo orgogliosi di partecipare alla giornata commemorativa del 4 novembre, nella quale ricordiamo il sacrificio di tutti coloro che hanno dato la vita per conquistare l'unità d'Italia e la libertà della nostra patria. Siamo riconoscenti a tutti coloro che hanno lottato e sono morti per renderci liberi e uniti.
La nostra promessa sarà quella di continuare a credere nei valori che ci hanno lasciato in eredità. Il valore della libertà, il valore della patria, il valore della pace. Un grazie particolare lo rivolgiamo alle forze armate che ogni giorno si impegnano a proteggerci e a proteggere la nostra Italia. Prima di passare alla celebrazione volevo fare un ringraziamento particolare a tutte le autorità che sono intervenute oggi qui a San Giovanni Teatino, un particolare saluto alla banda di penne e al maestro Ser Giacomo che è il nuovo direttore artistico della nostra scuola civica musicale che già si è impegnato per consegnare entro giugno l'anno prossimo la nuova banda a San Giovanni Teatino, quindi nelle prossime manifestazioni avremo la nostra banda. Oggi chiaramente celebriamo la festa delle Forze Armate, un ringraziamento particolare va agli uomini e alle donne che la compongono e al valore e al sacrificio che loro danno alle loro azioni. Voglio proprio in questo particolare momento ringraziare principalmente la Croce Rossa Italiana che oggi è qui presente ma che sta lavorando sul sito dei terremotati insieme ai Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e tutte le forze dell'ordine che stanno veramente dando grande supporto tecnico ma anche umano a questa parte della popolazione che sta soffrendo per questo momento difficile. Ricordiamo con essa anche i caduti, giovani che hanno perso la vita, padri di famiglia che si sono sacrificati per rendere questa Italia così come oggi noi la viviamo, un paese libero, un paese solidale, un paese che vuole crescere e non ha timore di affrontare nessuna delle insidie che oggi circolano sul nostro pianeta. Le forze dell'ordine fanno il loro compito a pieno titolo e a noi va il particolare ringraziamento. Scusa nell'emozione di rappresentare questa bellissima cerimonia, è passata anche la protezione civile ma è chiaro che anche loro sono impegnati nel fare quest'opera di sostegno alla popolazione colpita dal terremoto. Bene,